Tardi fine settimana, oggi, come ho detto di premessa prima della registrazione, non parlerò di robot, di trading automatico, cose del genere, perché mi stanno uscendo un po' gli occhi dalla testa, sono gli occhi quadrati. Vuol dire che è arrivato il momento di staccare, perché sennò poi incominciavo ad avere delle sviste, fare degli errori banali. A volte è meglio, mi sono accanito a voler ragione su un grafico con un robot e continuo a fare, magari sto sbagliando una cavolata che è meglio che la faccio la settimana prossima con calma. Quindi, poi sto aspettando anche la nuova versione dell'Algomovie, quindi il robot già ha un grande robot e con la nuova versione ci saranno delle migliorie, degli aggiornamenti e delle migliorie che poi andremo a vedere. Allora, vorrei più che altro andare a vedere oggi un po'. Cos'è sta roba qua? Perché si è acceso questo? Non mi interessa così. Chiudiamo. Allora, oggi ci sono i non-farm payrolls alle 14:30. Vabbè, sono anche poco distaccato, uguale, non importa, li andiamo a vedere lo stesso. Allora, sapete che io non sono un trader che trada tanto i dati macroeconomici, non li trado, trado l'espansione del prezzo, trado contrario di solito, addirittura quando il prezzo scende compro, quando il prezzo sale vendo, insomma tante cose che sono contrarie al trading, perché faccio un swing trading un po' contrario, perché con i cicli, quando io ho l'idea ciclica, praticamente la cosa migliore, un attimo che mi prendo, mi preparo la penna, la cosa migliore del trading ciclico è se io so che qui mi deve partire un ciclo e so che così mi comincio a mettere long, giusto? Poi se il ciclo al posto di partire subito mi fa così, preferisco comprare ancora e poi quando mi parte, anche se ho avuto questo drawdown, io ho comprato qui e chiudo nella parte rialzista. Ok, quando il ciclo si evolge, arriva a un certo punto che da qui a qui ho un tot di candele, il cosiddetto vincolo temporale, so che mi basta poco ancora per chiudere, quindi comincio a vendere dal massimo. Ok, non so dov'è il massimo, perché il massimo potrebbe continuare a salire, come non so dov'è il minimo, però comincio a vendere. Questa è la mia tecnica ciclica, quindi non è un swing trading come si dovrebbe fare, è un po' contrario. Poi è un swing trading un po' ristretto, è ristretto nel termine ciclico, perché se io faccio un altro esempio, una resistenza qui e un supporto qui, da qui io compro per arrivare qui e da qui probabilmente vendo, oppure sto fermo poi vendo per arrivare qui, ok? Nell'andamento ciclico posso avere una cosa del genere, 1, 2, 3. Ok, quindi quando io sono qui compro, logicamente, quando sono qui cerco di vendere, quando sono di nuovo qui cerco di comprare e così via. Fino a quando arrivo a questa zona qui, so che la distribuzione mi deve chiudere, fare il ciclo 4, sul massimo assoluto io comincio a vendere per chiudere la distribuzione. Ok? Questo è, diciamo, una cosa, come ho semplificato l'andamento dei cicli. Un attimo che mi metto questo io lo appoggio qui. Ok. Come preparazione, però adesso andiamo a vedere proprio perché mi allaccio un po' all'analisi di chi mi segue per irrobustire, diciamo, l'idea ciclica. Allora, questo uno qui mi serve qui dentro. Togliamo i segnali, vedete, il segnale era long con stop loss qui dell'altro giorno, poi stop a pari, primo target pivot, primo target di prezzo, secondo target di prezzo era questo, quindi questi erano i livelli, ci è arrivato senza problemi ieri, ok? Quindi 160 pips per chi ha fatto questa operazione, 150, ok? Cancelliamo tutto. Perché è qui? Cancellate, basta prendere questo così e si sposta dove vuole, così abbiamo i nostri pannelli dove volete, ok? Molto semplice. Bene, uno, è finito il backtest, ma non mi interessa, lo andiamo a vederlo dopo. Questo è la fine, questa è un'altra fine. Cominciamo a segnarla diversamente perché la segno così per evitare, perché anche la Y è un ciclo che poi andremo a approfondire un giorno
come trovare anche la Y, forse. Allora, andiamo a vedere un attimino. Questo qui, adesso Mauro, io non mi ricordo bene che cosa hai messo nel tuo blog perché non me lo ricordo bene, però sono andato a vederlo. E tu avevi messo un'espansione da qui a qui, giusto? O comunque dal massimo che c'era, quindi c'era questo. Quindi il livello del 50% sarebbe stato l'ultimo take profit, ma essendo un ciclo forte si è fermato esattamente sul 38,2, quindi guardate come ha funzionato bene, e da qui mi parte un ciclo 2. Ok? Allora, mi do un attimino un input. Prendiamo questa, per chi è nuovo e per chi magari sta ripassando un po' i cicli. Allora, vediamo, non ci interessa. Poi ripassiamo. Y è questa. Io la chiamo Y. È un ciclo che parte, non ce la fa a partire il ciclo 1 qui. Va vicino ai minimi per causa di euforia del mercato, paura di mercato, vendite sul mercato, prese di profitto, stop loss, stop running, chiamateli come volete, uguale. In ogni caso il prezzo ritorna vicino al minimo, però da qui incomincia a essere comprato e da qui mi parte un ciclo 1. Ok, questo è un ciclo 1 perché il vincolo temporale ci sta. Questo è un ciclo 1 dove c'è un pattern che si chiama 4S, sull'indicatore c'è un pattern che si chiama 4S, quindi dopo aver avuto l'ultimo segnale ribassista, che è questo, sotto la media 12 periodi, che è questo, al limite si poteva aspettare questo massimo qui, ok? Un ritracciamento fino a qui e poi si entrava comunque long, perché il prezzo era già andato sopra la 12 e perché dopo il pattern 4S io ho un segnale solamente long. Quindi da qui si parte. Dopo un ciclo 1 forte, perché in questo caso lo dichiaro forte da che punto di vista, come faccio a dire che è forte? Me lo sono inventato? No. Si prende un Fibonacci dal minimo della partenza del ciclo al massimo del ciclo, quindi questo ragiono un attimino sul minimo. Eccolo qui. Eccolo qui. Ok? Questo è il 50%, questa zona centrale. Esattamente qui, dove c'era il pivot. Non è arrivato al pivot, quindi automaticamente anche non arrivare al pivot è una cosa un po' già 1, 2 giorni che non arriva al pivot, il terzo giorno è sul pivot. Ok? Quindi non arrivando al pivot lo dichiamo un ciclo forte. Quindi normalmente mi dovrei aspettare un ciclo 2 che mi fa un nuovo massimo, giusto? Mi correggi Mauro, è così? Esattamente. Perfetto. Cosa succede? Allora, da questo punto di vista, io adesso apro gli occhi un po' a chi si è approcciato adesso all'analisi ciclica. Noi abbiamo, vediamo il FIBO, io sono un amante del FIBO, ma non mi piace perché mi fa troppa confusione del grafico. Ok. Cosa abbiamo oggi per capire se il ciclo 2 mi fa un nuovo massimo o no? Allora, parte qui, finisce qui e finisce qui. Questo è il massimo assoluto. Da qui a qui, 50% era questo, non ci arriva. Quindi detraggo che questo è un ciclo 1 forte. Mi aspetto un ciclo 2 che mi faccia un nuovo massimo. Giusto? Non ci arriva fino a qui, non ci è arrivato. Potrebbe arrivarci con questa, giusto? Ok, prima cosa. Il mezzo ciclo è questo. Questo è il mezzo ciclo. Ok? Quindi probabilmente un ciclo rialzista alla M ciclica così. Ok? Quindi potrebbe farmi da questo mezzo ciclo una gamba rialzista e andare long. Bene? Quindi livello dove io entrerei long, lo sistemo tanto qui, è questo. Poi vi spiego anche perché. Andremo a vedere il perché, magari non è neanche adeguato entrare long, però tanto andiamo avanti passo per passo, così come si fa l'elementare quando fai le addizioni, le moltiplicazioni, devi fare tutta la scaletta di come è composto il calcolo. Ok, livello di entrata short è il mezzo ciclo,
però io lo trago da questa trend line così, una trend line ciclica sul ciclo stesso, la mettiamo del colore delle trend line cicliche. Ok, cancello, vado a vedere se i punti sono corretti, eccoli qua, vado a inserire i segnali, uno è qua, vado a inserire i segnali, uno è qua. Ok, poi adesso una domanda generale a tutti, che siamo tanti oggi. Secondo voi, qual è la cosa più probabile, che vada long o che vada short il prezzo? Cosa mi potete dire a riguardo? A parte che oggi ci sono i non far, quindi potrebbe, tutto quanto viene basato sui non far, quindi no, assolutamente tutte le analisi tecniche cicliche possibili, magari si allineano dopo, però no, non lo so. Allora, vi svelo una cosa. Non so se il long tiene, perché io, ma lo chiaro, questa non era la domanda, però Gianluca, però, visto che ti esponi. Perché? No, questo non c'entra, il detector non c'entra, te lo dico già adesso, non c'entra perché è appena partito, quindi può rimanere sopra ancora tanto, per tanto tempo. Come poi ti faccio l'esempio per smontare questa teoria del detector, se vai a vedere giù, fammi vedere una cosa, qui, più tirato di qui il detector doveva partire, non è partito, ha fatto già la serie di bassista. Quindi la stessa cosa la può fare quando il detector si ferma qui in alto, continuano a fare i cicli rialzisti. Ok? Ha una sembianza di oscillatore? No, non è un oscillatore, se no andrebbe sotto e giù ogni oscillazione, ma più è temporale. Ma è uguale, non importa. Torniamo a noi. Non sai se il long tiene. Ok? E ti dico io il perché, che poi non lo so. Però andiamo avanti. Da questo punto qui, il 1.16.40 sui 15 minuti, 1.16.40 è questo. Ok? Mi parte qui esattamente un ciclo 1, che sarebbe il primo quarto del ciclo H1. Giusto? Allora facciamo i conti. Perché mi deve rompere questo massimo qui? Perché siamo nel ciclo 2, ma è un ciclo laterale. Perché sui 15 minuti io ho, un attimo che passiamo con l'indicatore, ho un ciclo 1 di espansione che da qui a qui mi è andata sotto il 50%, addirittura il 61,8, quindi è un ciclo abbastanza debole. Ok? Poi, cosa c'è di mezzo ancora? Mauro, tu che sei una volpe, qual è il punto ancora di riferimento del ciclo 1, del ciclo 2? Che all'interno qui, fatemi vedere un attimino. Oh, siamo già nel ciclo 3, bravi, bravo, siamo già nel ciclo 3. Infatti questo qui, anzi questa qui, è la fine del ciclo 2. Per determinare, torniamo indietro un attimino, torniamo sull'H1, qui, no, dove l'H1? Qui, dove è partito il ciclo 1 sul 15 minuti, qui è già nel ciclo 2. Ok? Quindi il ciclo 2, qui parte il ciclo 3 sui 15 minuti, che è il ciclo che fa quello che vuole. Quindi torniamo sui 15 minuti, qui in questa zona qui circa è partito il ciclo 2 di O1. Poi guardate qui, per essere più coerenti, tolgo il Fibonacci che mi dà fastidio. Ho il ciclo 1, il ciclo 2,
mi suonano alla porta, abbandono l'attività PC, 1, 2 e questo è il 3. Quindi sul 15 minuti siamo nel ciclo 3. Cosa possiamo vedere? Che sul partenza del ciclo 1, alla chiusura del ciclo 2, io metto una trend line ciclica. Quindi livello di entrata short ciclica chiusura distribuzione sul 15 minuti diventa questo come primo livello. Come secondo livello calcoliamo un attimino la frattalità 32, 24, 25 candele. Quindi più o meno qui io incomincio a shortare il ciclo 3 che mi farebbe questo scherzetto qui. Ok? Se poi guardate 1, 2, 3 fa quello che vuole, può essere una condor tra il 2 e il 3, sì, lo rispondo direttamente, il 4 non deve andare qui sopra, quindi il 4 appena mi fa la partenza lo sorto ancora. Ok? Il 4 non deve andare neanche sotto questo minimo qui, può rimanere anche rialzista, quindi può farmi anche un 4 così. L'importante è che la distribuzione sia coerente. Bene? Quindi qui vedi addirittura Gianluca che il detector, oltre a non essere tirato, non riesce neanche a salire, c'è poca forza. Quindi, come fare il trade adesso, dopo l'apertura della sessione europea, lo andiamo a vedere quando finirà questa candela qui. Addirittura si potrebbe cercare uno short già da adesso. Perché si deve cercare già da adesso? Perché la candela è partita facendo pochissima spike ribassista, quindi avendo una spinta rialzista sia dalla partenza fino al massimo, sta scendendo adesso. Qui sta già entrando sotto il piercing, sono 11, 10, diciamo 11 pips, ok? Aspettiamo che mi arrivi in questa zona qui e incomincio a shortarlo. Ok? Quindi sotto questo massimo qui, che è una zona di pullback, sotto più o meno in questa zona qui, a tre quarti dalla candela, dal massimo della candela, incominciamo a shortarlo. Ok? Mettiamo un segnale qui. Io non faccio trading oggi perché venerdì non faccio, non farlo, e oggi ho delle cose da fare outside, fuori, quindi non faccio trading proprio perché non voglio stare implicato tutta la mattina, quindi farò le ultime cose di routine dopo il webinar, ma non faccio trading, quindi questo sarebbe però il trade che farei, anche perché mi sono un po' fermato queste 2 o 3 settimane, quindi vorrei partire lunedì tranquillo, parto con il trading lunedì, oggi sono in non far, non lo faccio. Ok, questo è il trading, questo è il trade che io farei short su questa zona qui. Poi, se non lo successo, non succede in questa candela a 15 minuti, devo misurare la prossima, ok? Questo è quello che farei in questa candela qui, che è appena partita, quindi abbiamo ancora esattamente 13 minuti, giusto? No, di meno. 7, 8 minuti. 8 minuti è il cambio della candela a 15 minuti, quindi questo è il trade. Però mi sta a cuore avervi fatto capire che questo qui è la partenza di un ciclo sull'H1, questo qui, questo minimo qui, e sull'H1. Mi ritrovo sulla minima di questa partenza qui sul mezzo ciclo, quindi questo qui sarebbe il 2, questo è il 3. Quindi se ci sta l'idea che ho detto prima, siamo già nel mezzo ciclo e io mi traccio la trend line ciclica dove mi darebbe segnale short con tutta la trend line, perché se qui dentro ho l'1 e 2, qui ho l'1 e qui ho il 2 sul 15 minuti, quindi questo che sto facendo adesso è il 3. Il ragionamento è: se adesso il 3 mi dovrebbe andare a fare un nuovo massimo perché siamo nel ciclo 2H1, 1 e 2. Allora, se mi deve andare a fare un nuovo massimo, devo rompere questo massimo qui e cominciare a rompermi questo e poi va sopra a questo. Quindi mi fa un nuovo massimo perché la tendenza dei cicli rialzisti è gamba lunga, gamba corta, gamba lunga. Ok? Poi gamba lunga, gamba più lunga di quello che mi aspettavo. Quindi diventa già un po' deboluccio il ciclo 2 perché incomincia a diventare dall'espansione del minimo al massimo già sotto il 50% di Fibonacci. Ok? Quindi da qui non mi aspetto un nuovo massimo, però onde evitare di anticipare quello che ci si aspetta o non ci si aspetta, io aspetterei a questo punto di vista, ho già qui parole che non c'è sede, aspetterei un segnale come minimo
sui 15 minuti con una tecnica semplice che è la tecnica del piercing sotto piercing, quindi la tecnica di dove io nella metà della candela a 15 minuti, se incomincio a diventare ribassista, vuol dire che sta abbandonando i massimi di un ciclo 3 dopo aver avuto un ciclo 2 ribassista. Adesso ditemi chi non mi ha capito. Chi è che non mi ha capito? Dai. Allora? Chi di voi non ha capito? Grazie, Gianluca, grazie. Allora. Bene, mentre teniamo questo, andiamo a vedere anche i time frame superiori, così abbiamo una vista un po' diversa. Allora, io ho fatto l'altra volta un po' quello che non dovrei fare, però vi ho detto che il trading ha molto a che vedere con lo stato d'animo di una persona, molto da che vedere con come uno si sente. Un attimo, voglio vedere questo è questo. Sto guardando un robot che è appena partito stamattina, quindi lo controllo un attimino. Si è chiuso il bike. Allora, ho fatto un po', diciamo, quello che non dovrei fare. Vi ho detto che tutto parte da dentro di noi e ho detto un po' di tecniche che io uso, ok? Che sono un po', si avvicinano un po' alla meditazione, ma la meditazione, ripeto, non è assolutamente gambe incrociate e pronunciare un mantra. Assolutamente no. La meditazione è anche farsi una passeggiata da soli, cioè questa è anche meditazione. Ok? Si cerca di rimanere un po' con se stessi per poi capire che se io sto facendo trading adesso, anche se tutto il mondo sta andando long, io ho la sensazione di andare short perché ciclicamente devo chiudere un ciclo, allora devo andare short. Cioè me ne devo fregare delle cose esterne. Non mi interessano, io ho la mia strategia, sono i cicli. In un ciclo 3 che mi dà questo segnale qui, questo è uno short. Ok? Perché calcolo lo short dopo l'altra metà della candela? Così allacciamo un po' le teorie dello stato d'animo all'azione del prezzo, al movimento del grafico. Perché io non posso decidere quando una candela nei primi 5 minuti mi ha fatto una candela a 15 minuti e dopo 3 minuti mi ha fatto questo massimo qui, però si trova già qui. Questo short non l'avrei fatto. Però visto che mancano 4 minuti dalla chiusura della candela, certo che c'è il tempo, potrebbe ritornare qui in alto e farmi una candela tutta piena e quindi dare l'input a chi viene dopo di voler andare a fare una candela ancora superiore, ok? Ma visto che sta per finire adesso tra 3 minuti il tempo di questa candela, chi vedrà la candela a 15 minuti? Come la vedrà? Cosa vedrà questa candela qui? Bravissimi, vedrà una pin bar ribassista. Ok, vedrà questa candela. Quindi adesso a 3 minuti dal cambio di candela, io direi che questo è lo short. Quindi short per chi vuole entrare short adesso. Io non lo faccio, ma proprio perché motivi di tempo, io dopo voglio uscire e non voglio stare occupato al PC, perché poi vi dico anche cosa potrebbe succedere dopo. Ma lo short di questa candela, che cos'è che potrebbe dare? Adesso mi state già scrivendo, tanti di voi sono già entrati short, bravi, bravi, perché è da fare, questo è uno short da fare. Stop loss. Poi parliamo un attimino di stop loss. Lo stop loss in certi momenti dove non si sa, tipo i non farm sono evidenti, tipo ci sono dei dati che devono arrivare. No, non lo so mai. Ci sono dei dati che devono arrivare, ci sono tante cose che uno deve tener conto, che magari ci sono i mercati nervosi in questo periodo dove l'euro-dollaro è sceso tanto, ha cercato due o tre volte di fare un ritracciamento rialzista, quindi il ritracciamento rialzista è anche imminente, quindi stiamo andando controcorrente da un certo punto di vista. Allora lo stop loss va messo strategicamente. Dove lo metto io lo stop loss? Sul massimo assoluto della candela che mi dà il segnale. Poi equivalente al massimo assoluto della candela. Scusatemi,
scusatemi, la candela che mi dà il segnale, eccolo qua. Allora, il massimo che mi dà la candela il segnale è anche il massimo di questa candela, che guarda caso, metto un attimino in pausa. Guarda caso, la candela che mi dà il segnale, questo è il massimo assoluto del ciclo 2H1, quindi l'H1 che è partito qui, questo è il massimo assoluto, ok? Se è il massimo assoluto del ciclo 2 sull'H1, dovrebbe andare, vediamo se ci sta tutto così, facciamo anche un po' l'analisi ancora più completa. Ci sta tutto. Allora, questo è ciclo Y, questo è il ciclo 1, questo è il ciclo 2, questo è il ciclo 3, poi forse mi sbaglio pure, e comunque questo qui è il ciclo 4, su 15 minuti, questo però è il ciclo 1 e questo è il ciclo 2, sull'H1, su 15 minuti avevo 1, 2, 3 e un 4 a metà, che ci sta, lo sappiamo che il 4 non è completo. Quindi abbiamo poi il ciclo 1 e il ciclo 2, che in base all'analisi ciclica dell'H1, il ciclo 2 doveva andare qui massimo, fare un nuovo massimo, perché se questo è il ciclo 1 forte, il ciclo 2 mi doveva partire così. Non lo fa, mi comincia ad andare sotto questo massimo, quindi lo stop loss diventa automaticamente questo. Per chi vuole lasciarsi un po' di spazio è questo, ma non vale la pena. Perché non vale la pena? Oppure doppia operatività? Perché la situazione è questa. Io entro qui short, stop loss questo. Voglio alzare un attimino lo stop loss, lo metto qui. Oppure lo metto qui. Perché non ha senso metterlo qui? E perché non ha senso metterlo qui? Perché se io lo metto qui, ho fatto solo questo trade. Io direi cancellare questo stop loss, ok? Mettere questo no. Questo stop loss qui lo lascio inserito non come stop, ma come segnale contrario, quindi un ordine pendente contrario. Se questa posizione che mi va male comincia a salire, io ho con questa operazione la posizione che guadagno. Quando ho preso il take profit nel ciclo 3, sul massimo assoluto, io vendo. Con questa operazione che mi è rimasta aperta qui, io vendo leva doppia o size doppia più in alto per andare a recuperare anche questa posizione. Quindi i cicli li posso anche usare così. Ok? Una volta che mi scappa, al posto di mettere lo stop loss, metto un ordine contrario. Questo serve il conto RAF. Oppure, se invece voglio fare il trading, diciamo, come di regola si dovrebbe fare, mi dovrei stoppare qui. Stop, qui mi giro long, faccio il mio trade, take profit e poi decido dopo di girarmi short. Questa posizione qui non ce l'ho più. È la stessa cosa, è la questione di sapersi gestire, saper gestire la propria emotività. Ok? Va bene anche per questo con lo stop loss. Bisogna gestire, ve lo faccio l'esempio diversamente così si vede meglio. Allora, perché nel grafico è un po' difficile. Allora, mi faccio un sorsetto di caffè, ma non è caffè di quello normale. Così, mentre prendo un po' di fiato, vi spiego che da novembre dell'anno scorso sono stato in casa in Spagna. Ok? Ho fatto 2 settimane e di solito io non bevo caffè da anni e mi sono trovato con degli amici in un posto, sentiva questo profumo di caffè, chissà perché era mattina e mi è venuto l'istinto di bermi un caffè. Mi sono bevuto un espresso che era buonissimo, era veramente buono. I giorni a venire, tutti i giorni, sono andato in questo caffè per bermi l'espresso perché era buonissimo. Ok, cosa succede? Dopo tanti anni che io non bevo caffè e mi ricordavo anche il perché posso dormire di meno e riposo di più, posso dormire
ha tanto tempo e riposo ancora di più, però se bevi caffè, chissà perché quelle poche ore che dormi non ti bastano, ok? Ti porta a una frequenza di il tuo corpo è un'altra frequenza che non riesce a riposare bene. Prima cosa, tutto il sistema di digestione se ne va al suo paese, ok? Quindi non se ne va più come deve andare, il mio corpo non era più regolato. E ho smesso di bere caffè 2 settimane fa, per fortuna. Ho sofferto 3-4 giorni di un'emicrania fortissima, perché proprio di una cosa terribile a me mi fa questo effetto. Adesso sono contento che non lo bevo più, mi sono tolto questo vizio, come fosse una veramente, come una droga assolutamente. Poi tanti di voi diranno, ma che cosa ti fa un caffè? Provate a fare la differenza, ok? Provate a dare a lasciare il vostro corpo che si regola da solo, anche la concentrazione è tutta dovuta anche a queste cose, ok? Flusso sanguigno, che le vene si restringono con il caffè, quindi il sangue va più veloce. La concentrazione dovrebbe essere più concentrata, invece no, sfugge proprio perché è tutto troppo veloce. Comunque sono tutte teorie, io ho provato sia questa che quella e scommetto su 1.000 volte su 1.000 e avrei ragione che senza caffè si vive meglio, però ognuno la sua. Chiusa questa parentesi che ho preso un po' di fiato, andiamo a vedere la regola dello stop loss. Allora, ciclo 1, che è diventato un po' deboluccio. Ok, qui ci scrivo 61, virgola qualcosa per cento. Ok, cosa vuol dire? Che qui c'era il 50, lo scrivo qui 50. Vuol dire che il ciclo è diventato uguale che il ciclo C, in questo caso però è il ciclo 1 o il ciclo 2, non importa. Mi parte quello che viene dopo. Si ferma qui. E qui incomincia a farmi quella candela che abbiamo visto adesso. Scusi di disegnarle bene, questa candela qui, che non va sopra questo massimo. Ok, io entro short su questa candela, facciamo una prima un po' più lunga perché sennò non ci sono le proporzioni. Io entro short qui, come abbiamo detto, short. Dove lo metto lo stop loss? Qui. O qui, quindi questo è lo stop loss, o questo è lo stop loss. Perché? Perché se veramente poi il prezzo mi parte e non mi riesce a fare le candele rialziste, ma incomincia a salire con una bella candela così, io mi prendo lo stop loss. Giusto? Mi prendo questo o mi prendo questo. La cosa migliore quale sarebbe? O prendersi lo stop loss qui, o prendersi lo stop loss qui e qui girarsi l'oro. Ok. Eventuale diversità. L'eventuale diversità potrebbe essere che io decido che al posto di mettere uno stop loss qui metto un ordine pendente, quindi questo qui che è detto come stop loss diventa questo ordine pendente. Se qui sono short, che ne so, diciamo 1, qui sono long 1, short long. Ok, cosa succede? Una di queste due operazioni andranno in perdita. Questo è chiaro, giusto? Mettiamo il caso che io ciclicamente abbia ragione, però mi va a fare un nuovo massimo. Cosa succede? Succede che questa operazione qui, long, incomincia a salire, mi va a fare un nuovo massimo, mi va a fare un nuovo massimo. Ok? Io ho sempre questa operazione qui long e questa operazione qui short. Questa in short sta andando in perdita, questa in positivo. Allora, a un certo punto io devo decidere cosa fare. Prima è partito il ciclo. Vado a vedere il fatto temporale, lo metto qui in alto, per essere più precisi. Vado a vedere questo fatto temporale qui. E all'incirca, dopo un po' di tempo, questo sarebbe il ciclo completo, io sono qui. Ho questa operazione qui da chiudere. Qui magari ci sono dei livelli di pivot. La chiudo, prendo profitto con questo long, lo elimino, mi rimane questo short qui aperto. Questo short aperto qui, visto che sono già evoluto l'andamento ciclico, devo andare a chiudere il ciclo, che probabilmente non mi arriverà più sotto questo minimo qua del 61% della scala Fibonacci che ho tracciato da qui a qui. Quindi non posso puntare che questo short qui se ne vada in positivo, se mi sono allontanato tanto. Però faccio qui, dove prendo profitto,
faccio l'ordine pendente contrario. Cosa succede quando si chiude un ordine long? Automaticamente si chiude l'ordine long, è come se si aprisse un ordine short. Ok, allora io cosa faccio? Chiudo il mio ordine in positivo, l'1. La mia decisione è chiudo l'1 long perché mi va bene così, ma se chiudo il long vado a pensare che continuerà non più a salire se non mi tenevo il long, ma continuerà a scendere. Quindi faccio una seconda operazione, anch'essa sell. Quindi questo è un secondo sell. Ok, però questo l'ho fatto a 1, questo l'ho fatto a 2, quindi vuol dire che con la chiusura ciclica, adesso la disegno così, che magari mi arriva solo fino a qui, con questa 2 ho guadagnato tanto, con questa ho chiuso, ho perso poco, più o meno qui la somma è positiva, io chiudo il mio trade positivamente, più positivo. Ok? Va bene? Avete capito un po'? Vi disegno una cosa, però prima di disegnare andiamo a vedere un attimino perché non lo vedo, ho gli occhi un po' oggi, vado a vederlo qui. Take profit direi, no? Take profit è arrivato a take profit perché siamo in un livello di FIBO, scusa, a livello di pivot, quindi da questo massimo qui. Quindi avete visto in tempo reale una posizione ciclica dovuta dalla price action, dalla lettura di una candela. Questo è il take profit del pivot. Ok? Io vi ho detto già 2 settimane fa, datemi un attimino di tempo perché anch'io ho bisogno di riordinare, rigovernare la mente e di andare un attimino a fermarmi con il trading perché ne ho fatto di fila 3-4 mesi live, avete visto tutti i giorni, tutte le settimane solo live, e un attimino mi dovevo anche fermare, prendere fiato. Adesso ripartiremo la settimana prossima, ripartiremo con live trading, con i live, con i cicli, tutto il resto, ma questo è il pivot. Quindi qui non si scappa, questo è un take profit. Quindi non si scappa. Per il momento questo è il take profit. Poi la prossima operazione la guardiamo dopo. Questa non ci interessa. L'azione del prezzo della candela a 15 minuti che è diventata qui, da qui si entrava short, stop loss qui, eventuale stop reverse di qua di là, take profit è questo. 10 pips. Ok? Candele a 15 minuti sono 10-15 pips, non di più. 10-15-20. Come sull'H1 diventano un pochettino di più, ok? 10, 15, 20, 15, 25, 45 e poi sull'H4 diventano 20, 40, 60, che poi il 20, 40, 60 può diventare 30, 30, 60, 90 sul 4 ore. Ma questo in ogni caso è il take profit, perché adesso mi potrei fare una candela contraria e ritornare qui su ed essere neutro, quindi da qui non posso fare più niente. Poi vi spiego. Ricordatevi dopo il discorso che faccio adesso, dove la continuazione che faccio adesso nello schema che ho disegnato prima, vi voglio disegnare una cosa che succede su questa candela quando diventerà contraria. Però torniamo a noi, finiamo una cosa, poi ricominciamo un'altra. Torniamo qui, prendiamo una penna verde. Grazie a te. Allora. Qui mi partiva il ciclo, fase rialzista, ah scusate, era questo, fase rialzista, verde, questa di nuovo fase rialzista, questa fase rialzista, e qui le disegno diversamente, però per motivi, perché sto facendo vedere una cosa, fase ribassista, che si ferma qui, ben detto. Okay, quindi questa è la fase ribassista, questa è la fase ribassista del mezzo ciclo e questa è la fase ribassista di chiusura ciclo. Ok? Quindi qui logicamente ho disegnato un ciclo intero senza disegnare la M ciclica, che sennò sarebbe diventata diversamente e avrei avuto anche qui all'interno una M ciclica così, per esempio. Ok? Quindi questa fase qui sarebbe diventata verde, però non l'ho disegnata, qui invece c'è la M ciclica, la vedete, zac, 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 zac. Ok? Quindi in ogni caso le entrate quali sono state? Dove sono state le entrate ribassiste? E poi è un po' diverso dallo schema attuale, però faccio vedere qui se è stata l'entrata sulla fase ribassista, sarebbe stata l'entrata ribassista. Quindi se adesso scende ancora, come ha fatto adesso,
potrebbe finire la fase di bassista e ripartire con la fase rialzista. Quindi è chiaro che si prende profitto, poi c'è il punto di pivot, si prende profitto. Ok? Bene, poi nel ciclo è un po' diverso perché siamo oltre al mezzo ciclo, adesso andiamo a vedere se non voglio fare errori di spiegazione. Posso passare avanti? Va bene così? Ho spiegato il trade di adesso, in tempo reale, che io non l'ho fatto, ho detto, ma perché non l'hai fatto visto che poi dell'uscire era un trade in corto? Perché poi se andavo al contrario rimanevo occupato e non andavo, mi dava un po' fastidio, quindi non l'ho fatto. Non sono quello che sa dove va a finire il mercato, quindi non voglio, onde evitare che poi mi vada al contrario, dovevo aspettare che poi magari si risolve tutto bene, tutto il resto, ma ho voluto evitare di fare il trade. Bene, vado avanti allora, grazie, grazie a te. Allora, cancello tutto. Torniamo al grafico. Ok, infatti qui c'era il mezzo ciclo, allora, prima, seconda, no, scusate, qui è la prima gamba, qui sta cercando il mezzo ciclo, infatti quello che vi sto dicendo io era giusto, senza ricordarmi bene, questa è la fase rialzista, dove era prima. Bene, allora questa è la fase rialzista. Adesso mi aspetto, bisogna già così cambio tenda, mi aspetto la fase ribassista e poi la continuazione rialzista. Ok, in base a questo andamento qui, ok, adesso io l'ho disegnata così per farvela vedere, ma potrebbe essere già questa, finita la fase. Questo addirittura è un ops di William, però uguale, non importa. È già finita. Dov'è la penna bianca? Maledizione, ogni volta che cerchi questa penna bianca non c'è. Ok. Finita qui, riparte così e poi riparte rialzo. Ok? Quindi potrebbe essere questo. Allora, io vi ho disegnato prima degli schemi, poi vi ho detto che vi faccio vedere una cosa. Questa è la candela che ci ha dato il segnale qui. Take profit era il pivot. Pivot riparte su. Allora, quando la candela adesso mi ritorna fino a questa zona qui, io posso rifare lo stesso trade di prima. Ok? Bene, come lo faccio lo stesso trade di prima? E qui rientra l'idea di assecondare sempre l'andamento del prezzo. Allora, questa è una candela verde che è partita da qui, dal minimo di chiusura, logicamente, mi va sopra il pivot. Mettiamo il grafico in secondo piano. Grafico in secondo piano. Vedete che mi si vedono adesso, si vedono anche i puntini sopra le candele. Adesso io ho l'idea di entrare short sotto il pivot in questa zona qui. Perché? Questi sono i livelli di entrata di short. Questo, ok? Quindi lo stesso livello di prima, me lo abbasso a qui e diventa lo short. E questo diventa lo short. Perché? Domanda. Perché questa idea qui di trading? Perché ho abbassato i livelli? Dai che lo sappiamo. Perché poi vi lascio con un po' una parte una pillola per il weekend, un webinar con, diciamo, una pillola di trading, se la possiamo chiamare così, in gergo di didattica Forex. Allora, questa candela qui era questa, ok? Il take profit, l'entrata era più alta ed era questa l'entrata e faceva una pin bar ribassista. La candela però si prolunga fino a qui. Ok? Si è prolungata fino a qui. Quello che sta succedendo adesso sta tornando in questa zona qui. Nell'entrata di prima, esattamente qui. Ok, short per me adesso. Attenzione, io non vado short per il motivo di prima, ma questo è un altro short. È lo stesso trade di prima. E
Esattamente, la candela, questa candela verde qui, si chiama Hopes di William, questo trade. Sta cercando di andare su, questo è il trade, questo è short, perché quando ritornerà giù questa candela, ok, guardate, farà così, diventerà nella zona io dove entrerei short questa, un'altra candela, prima ribassista, che unita a questa candela qui, diventa tutto, la disegniamo proprio piena, così rende più l'idea. Diventa una candela con tutto questa pin bar. Tutta questa è una spike e questo è il corpo. Ok? Detratto da questa candela a questa candela il trot. Per il momento la candela diventa neutra, quindi è lo stesso trade che faccio prima. Ok, un effetto di tempo contrario, perché quando la candela mi fa questa fase rialzista, io la devo tradare prima della prima metà, okay? Prima della chiusura del 7-8 minuti. Quindi adesso siamo a 4 minuti, il trade si può fare. Nell'effetto di prima, dove la candela era già avanzata, dovevo aspettare la seconda metà della candela, 15 minuti, quindi 7-8. In questo caso lo posso già fare adesso perché il trade si ripete. Il trade, ripeto, ha detto che la candela deve ritornare al pivot. Qual è il take profit per questo trade? Domanda Gianluca. Qual è il take profit per questo trade che è stato fatto qui? Questo esattamente. Qual è il take profit? Mauro, qual è il take profit? E l'ho già detto, comunque. Chi è che mi ha ascoltato? Andrai sempre al pivot, certo, sempre al pivot perché il pivot è un trade che si ripete. Quindi il primo take profit è il pivot. E chiudo, siamo time frame a 15 minuti, quindi sono trade che si ripetono. Quindi il mio take profit è il pivot. Quando incomincio ad arrivare alla chiusura della candela, quindi tra esattamente 9 minuti e la candela è. E il trade è poco poco in profitto, posso decidere di chiudere il take, di prendere il take profit con poco profitto, perché ho visto che la candela non ha scaturito quello che mi aspettavo. È vero, non mi ha scaturito questa spike così, ma si è fermata più o meno qui. Allora non è quello che mi aspettavo e posso decidere di chiudere il trade. Ok, anche questo può essere. Bene, cancelliamo. Siamo ancora un attimino un po' assieme, quindi vi ripeto, se la candela adesso mancano 9 minuti, se la candela adesso mi chiude così qui e io sono in profitto, la devo chiudere. Se invece vedo che incomincia a scendere, arriva sul pivot, mi prendo il secondo profitto. Poi quando mi riparte la prossima candela, dove faccio il trade? Sul breakout. Oppure quando mi risale e ritorno nella zona neutra, ok, dell'open price della candela, l'ho assorto. Quindi faccio la continuazione del trade di prima. Quindi trade. Continua ad andare short. Va bene? Ci siamo. Un attimo che aggiorno anche qui. Ipotesi c'è, ma sulle candele a 15 minuti, come le candele a anche tanti altri time frame, è la stessa cosa che dico sempre, c'è l'effetto della spike palloncino. Quindi ti do ragione in questo caso. Gianluca, però guarda questa candela, guarda questa, questa rialzista, guarda questa ha fatto poco poco, c'è questa teoria, però onde evitare aspetterei veramente il take profit qui e poi quello che viene dopo, quindi la spike della candela per il momento non mi dà, non la uso l'effetto palloncino in questo trade, non mi interessa, ok? Prezzo in evoluzione. Sono candela a 15 minuti, ce ne sono 4 frattali di un'ora. Potrebbe assolutamente non mi fare le spalle. Attenzione, vedete come torna su. 7 minuti alla chiusura. Buono che torna su adesso, che non l'ha fatto dopo. Quindi adesso vediamo l'esito. Bene. Come webinar, io ne faccio tanti, faccio 3 webinar alla settimana e ricordatevi che sarebbero ripetitivi se dovessi seguire sempre una scaletta che non so, 10 lezioni tot, sempre le stesse, diventerebbe noioso per me, noioso anche per voi. Quindi
quindi preferisco veramente andare sul pezzo di come io traderei, come fare. Quindi questo assolutamente, questo webinar è dedicato all'euro-dollaro su 15 minuti sull'azione del prezzo H1 ciclica senza guardare la ditta di trade. Però, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, li andiamo a vedere assieme anche gli altri time frame dell'euro-dollaro. Andiamo a vedere l'H4, andiamo a vedere l'H4 prima ciclico, abbiamo l'H4 ciclico, questo di neutro di ciclico non sono stare, vediamo se abbiamo un altro, no, non so più se ce l'ho qua. Ok, 1, meno 1, meno 2, meno 3, qui è chiaro che non è più meno 4 perché è andato anche già sopra. Vedete, qui era meno 4, sopra qui è 1. Ancora non è arrivato qui sopra, però già è diversa la situazione perché il prezzo è andato sopra la 12 e sopra la 48. Quindi assolutamente questo, onde evitare, cancelliamo. Per essere un ciclo meno 4, cosa deve fare? Dovrebbe fare così. Allora diventa un ciclo meno 4, ma vedete che la sembianza non è più la stessa perché un ciclo ribassista fa così. Un ciclo rialzista fa così, ok? E questo è un ribassista e il 4 dovrebbe fare così. Non l'ha fatto, è partito così a rialzo, quindi questo assolutamente è un ciclo 1, ok? Quindi questo potrebbe essere un segnale per il non far, da questo massimo in poi long, ok? Un attimo che togliamo questo. Long su questa trend line. E questo. Ciclo 1 è già ciclo 1, quindi lo sposto qui. Questo siamo nel ciclo 1. Ok? Quindi sui non farm, livello per entrata long è questo qui. Ok? Sull'H4. Poi andiamo a vedere il daily. Il daily è ritornato su una zona di una trend line, è ritornato su una zona che è un canale rialzista. Il trade o il trading o il trend, come lo volete chiamare, a questo punto è ribassista fino a qui, laterale, rialzista. Zona di resistenza molto forte, si sta giocando, se ricomincia a ripartire ritorniamo nelle zone alte, ok? Quindi il livello di espansione di trading, di come lo volete chiamare, di swing trading è assolutamente l'ultimo pezzo che è questo qui, da qui a qui. Vogliamo accorciarlo da qui a qui. Zona di lateralità è questa, quindi questo qui a qui. Quindi trading, swing trading è da qui fino a qui. Ok? Vogliamo andare a filtrarlo ancora meglio? Fino a qui. Fino a qui. Ok? Quindi avrei questa zona qui come zona di approdo, avrei questa zona qui se continua a salire, e poi avrei questa. Ok? Quindi questa è la prima zona. Questo minimo qui. Sul daily. Buono, allora. Sul weekly è imminente un segnale long. La settimana prossima, dove io ricomincerò a fare trading, lo farò con un'altra ottica di trading. Rispettando lunedì, che è il giorno più difficile, incomincio però ad accumulare posizioni long, perché se la candela mi si ferma così, abbiamo trovato il punto A, quindi andrò in cerca del punto B. Il punto B sarebbe questa zona qui, che l'ho indicata prima sull'H1, quindi sarebbe il punto B, sarebbe questa zona qui, da qui a qui. E da qui mi vado il punto C, che andrà sotto la punto A. Ok? Quindi questa potrebbe essere un'idea sul weekly, sul daily, rimettiamo un po' al suo posto, sull'H4 ciclica, siamo nel ciclo 1, quindi è la fase rialzista. Sull'H1 abbiamo visto che abbiamo ciclo 1, ciclo 2 che non dovrebbe andare qui in alto, non dovrebbe andare a fare un nuovo massimo, quindi chiaro che la tendenza è ribassista, quindi abbiamo fatto delle analisi diverse. Sul 15 minuti siamo ancora qui, mancano 3 minuti alla candela, alla chiusura di candela, ok? Quindi consiglio, quando arrivano 3-4 minuti dalla fine e siamo ancora qui in alto, a stoppare il trade, ok? C'è chi lo vuole tenere, lo stop loss è questo massimo qui, però non ha senso tenerlo perché potrebbe poi con la candela dopo andarmi a fare un doppio massimo per poi scendere da qui, mi bloccate solo lo stop loss. Quindi se la posizione adesso è poco poco in positivo, chiuderla, mancano 2 minuti, ok? Questa è l'idea di trade per i 15 minuti. Andiamo a vedere l'ILAN. L'ILAN non ha segnali, ha sempre il segnale short che era qui, con discesa fino a quando non tocca la linea rossa, quindi fino a qui avrei avuto 340 pips.
il ritorno del breakout di questa zona qui, avrei avuto 718 pips. Lo facciamo velocemente, questa sarebbe stata la zona di breakout. Non la mettiamo con queste qui perché sennò poi facciamo confusione. Prendiamo proprio questa che non ci serve più e la metteremo. Quindi a continuazione, poi la settimana prossima facciamo il piano d'attacco. Quindi la continuazione del trade precedente era qui. Questo era il segnale short. Ok? Da qui si scendeva. Fino a quando non tocca la linea rossa si rimane short. Toccava la rossa, si stoppava, continuava a scendere, andava a rompere il breakout da dove è partito il ritracciamento, si entrava di nuovo short, fino alla linea rossa che ancora non l'ha toccata, quindi da qui si sarebbe arrivati a 360, 320 pips, qui si sarebbe adesso a 150, ok? Quindi va bene, ok? Quindi l'Island lo guarderemo la settimana prossima perché la linea verde è quello che mi darebbe il segnale rialzista. Ok, che qui è addirittura arrivata una zona di supporto che adesso andiamo anche a vedere perché da dove deriva, eccola qui. Questa zona qui, 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 questa zona qui diventano zone di supporto che è dove si è fermata. Ok, qui ha beccato qualcosa, non so che cos'era, non ci è arrivato, prova di forza, è ripartito. Ok, bene, andiamo a vedere adesso il 15 minuti. Avete capito che qui era da chiudere l'operazione? Qui, con poco guadagno, la prima si chiudeva qui. Adesso è partito, come dice Gianluca, chi te l'ha detto non lo so, senza fare la spike un poco. Okay? Chi ha voluto non chiudere l'operazione qui, consiglio di chiuderla adesso. Chi non l'ha chiusa qui un poco, ed è la tenuta over candela, ed è arrivato qui, chiudetela adesso. Perché non so se puoi tornare su per farmi una spike e poi tornare giù. Il trend è ribassista, però non lo so fino a quando tiene. 15 minuti è così. Scusate. Adesso però mi hanno suonato la porta, vero? Allora, secondo solo che guardo, arrivo subito, eh. Assolutamente non c'è nessuno. Intanto mi sembra che suoni questo campanello, così si sente. Va bene. Ok. Finiamo il webinar adesso. Con questo poi andiamo a vedere la strategia 0.0 così la aggiorniamo. Ok? Qui abbiamo fatto un po' di trading, abbiamo fatto un po' di tutto. Ripeto, chiudetela perché potrebbe tornare su prima di ripartire ancora a ribasso. Take profit del pivot, se ormai ci siete, prendetevi anche il secondo trade come pivot. Bene, andiamo avanti. Meno 1, 0, 0. Allora, niente. Tutto positivo. Questi trade sarebbero stati perfetti. Non proprio perfettissimi, però perfetti, diciamo, dal punto di vista. Allora, 0. Faccio vedere una cosa. Che questo sarebbe stato il primo 0, sarebbe stato qui. Allora, il segnale short qui, di questa zona qui, qui, della linea blu. Allora, vi faccio l'esempio qui. Poi vi lascio, perché so. Qui sarebbe stato un segnale short. Lo vado a vedere, sarebbe stato qui. Siamo sopra il pivot. Anche se fosse entrato qui short, il prezzo sarebbe salito, per cui mi avrebbe dato ragione. Col secondo segnale che sarebbe stato questo. Siccome arriviamo da meno 1 e dal punto 0 andiamo in cerca del meno 2, non lo fa, mi fa di nuovo punto 0. Scende, non riesce ad andare nella parte centrale, quindi torna su. Torna qui, continua il punto 0. Quindi da qui dove non si è azzerato, però partiva prendendo meno 2, diventa un 0, qui da 0, qui da qui dovrebbe andare a cercare un meno 1 al punto 0, da qui di nuovo punto 0. Ok? Quindi rimane neutro, strategia per il DAX intraday sul blog, che è di nuovo tutto online. Punto 0. Aggiornato anche questa situazione. Andiamo a vedere l'euro dollaro.
favore, chiudete l'operazione, non la tenete più. Bloccatela, bloccate questa operazione qui, chiudetela. Chiudetela adesso, non tenetela più, finitela perché due volte il pivot va bene così, va bene. Poi quello che succede dopo lo andiamo a vedere dopo. Ok? Però vedete l'idea di trading com'è stata. Ok, io vi ringrazio della partecipazione. Ci si sente lunedì mattina, probabilmente a lunedì mattina partirà il piano d'attacco, faremo del trading, faremo altre cose, andremo a fare un piano d'attacco per sfruttare i prossimi movimenti dell'euro-dollaro, magari tutta la settimana. Ok? Andremo a vedere un po' come tradare dal time frame weekly fino al minuto. Ok? Bene, allora vi rimando a tutti a mercoledì mattina, a lunedì mattina, scusate, lunedì mattina alle 9:15. Vi ringrazio della partecipazione, vi auguro un sereno weekend a tutti, che dovete un po' rigenerarvi per la settimana prossima. Dovete stare veramente, il weekend deve essere è stato fatto per questo. Sembra una cosa strana, ma il weekend è proprio per, io lo uso proprio per rilassarmi. Dovete spegnere un po' la mente. Seguite gli hobby che dovete fare. Fate le cose che in settimana pensate di voler fare e non le fate. Vi ripeto, la meditazione non ha niente a che vedere con gambe incrociate, yoga, cose del genere. Tagliare l'erba e essere con se stessi è anche un effetto di meditazione. Okay? Io ho un giardino molto, molto, molto grande e taglio l'erba col tagliare erbe di quelli dove un trattorino dove ti siedi sopra. Ok, però a volte preferisco prendere quello dove si spinge, quello a mano, neanche quello a trazione, quello a spinta, e mi faccio tutto questo prato che è veramente grande, me lo faccio tutto a spinta ed è anche questa una fase di meditazione, stare un po' come stesso. Ok? Guardate perché vi ho detto di chiudere il trade. Ok? Poi lo rifate quando risale, lo rifate dopo. Vedete, guardate. Ok? E questa è una candela che mancano adesso 5, 10 minuti al cambio della candela, quindi non me la posso fare, però quando mi ritorno qui sopra e mancano 5, 3, 4, 5 minuti alla candela prossima, allora risorto ancora. Ok? Ciao a tutti, buona giornata. Ciao, 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 ciao. Ciao, un saluto agli amici del blog. Andate un po' a visitare anche il mio sito mp-forex.com, ok? A presto, ci saranno tante tante cose anche in quel sito. Già lo sto, avete visto che ho cominciato a mettere di sento tanti articoli, ce ne saranno veramente tantissimi, tantissimi. La settimana prossima un articolo alla settimana, minimo un articolo alla settimana, ok? Quindi ho tanta roba ancora da inserire. Ciao a tutti, ciao 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 ciao.